Last one, Jack, right there. Thank you. Sure. You get that Joker? Thanks for always being the best man. Appreciate it. Last one, real quick, Jack. Joker, please. Last one. Just fine. Thank you, Jack. Lo avete riconosciuto? Ebbene sì, si tratta di Jack Nicholson. L'attore infatti non si fa più vedere a livello pubblico dal lontano ormai 2021. Non si sa realmente il perché, comunque oggi ne andremo un po' a parlare. Io sono Captain Nerd e bentornati su Chuck e Azione. 2 anni fa, infatti, l'attore portò il figlio Ray a una partita di basket, dopodiché si chiuse in casa e nessuno sa che fine fatto. Perché qualcuno si chiedeva se avesse qualche problema psicologico, qualche depressione. Gli amici dicono che comunque fisicamente sta bene, però non ci sta col cervello. Qualcuno ha anche parlato di demenza senile, dato che in passato, nel lontano 2013, l'attore aveva smesso di recitare proprio appunto perché non si ricordava le battute. Però comunque non è mai stato dimostrato e confermato nulla a riguardo, quindi chi lo sa quale sarà il vero problema dietro il caso di quest'attore. Dettagli a parte, l'attore ricompare magicamente sul balcone della sua bellissima casa a Beverly Hills, tra l'altro ex casa del defunto Marlon Brando, ovvero dove ha passato in solitudine negli ultimi giorni della sua vita. E lo vediamo lì seduto su una sedia sul balcone, un po' spaesato, un po' con la barba incolta, veramente sembra un barbone. Quindi la sua situazione psicofisica deve essere veramente una cosa orribile in questo momento. E niente, viene paparazzato e vi faccio anche vedere il video. Una cosa veramente... non sembra neanche lui. In pratica sembra un uomo fuori dal mondo. Le uniche persone che vede abitualmente sono i figli, Ray e Lorraine, che anche loro confermano e dichiarano che il suo cervello è andato. Non si sa tuttora quale sia il vero problema, però ripeto, si tratta di problemi di memoria, quindi c'è un mondo di malattie legate a questo problema, quindi non si sa con certezza quale sia il vero dolore. Ricordiamo che comunque rimane un grandissimo attore, vincitore di 3 premi Oscar, ovvero per Qualcuno volò sul nido del cuculo nel 1975, Qualcosa è cambiato nel 97 e anche per Voglia di tenerezza nell'83. È divenuto poi anche un'icona per molti film cult del passato, lo ricordiamo nei panni di Joker nel primo Batman interpretato da Michael Keaton, lo ritroviamo a fare anche il boss mafioso criminale in The Departed, il film con Matt Damon e Leonardo DiCaprio. Lo rivediamo anche in Shining, l'adattamento del libro di Stephen King, quindi ha fatto un monte di film che hanno lasciato un segno nella storia del cinema. È una cosa che non scorderemo mai, un attore veramente importante che rimarrà per sempre nei nostri cuori. Che dire, non ci resta che sperare e scoprire un po' di più su questa sua nuova situazione che al momento sta facendo preoccupare gran parte delle persone. Più che altro, quello che dico io, c'hai tanti figli, ti vedi comunque solo con 2, hai un'area, insomma, sei sovrappeso, sei un barbone, hai perdite di memoria, hai 85 anni, ma c'hai anche un tritello di soldi, cioè, figlioli, fate qualcosa per quest'uomo, non lasciate che la vecchiaia e la malattia lo consumi e lo faccia morire questi giorni. Se voi vedete veramente che, in che modo si è conciato, Non ci potete neanche credere, non lo riconoscerete neanche. Quindi io, ragazzi, spero veramente di scoprire qualcosa in più su quest'uomo da qui ai prossimi giorni, anche solo per interesse nei suoi confronti e anche per il bene della sua famiglia, tra l'altro. Io spero che comunque abbiate apprezzato questo video, che lo avete trovato interessante, e vi terremo comunque aggiornati su nuove news riguardo l'attore. E seguiteci sui social, iscrivetevi al canale, cliccate sulla campanella, che è sempre una cosa importantissima. E da Captain Nerd qui oggi è tutto, e noi ci ritroveremo presto a un prossimo video. Ciao a tutti, ragazzi!